Andrea, leggi un po' qui. Mi disturbare. Ah, è che sei sempre lì come un teenager, concentrati. Leggi qui, Come leggi ti dice da chi? qui. Fatturazione elettronica sta facendo letteralmente impazzire le imprese. Insomma, è mai possibile che in questo paese, invece di col digitale di semplificare la vita, imponiamo nuovi adempimenti? Non è così che si diffonde la cultura del digitale, secondo me. Mariano, come al solito, devo dirti che non capisci, non capisci, non capisci, non capisci. Sta a sentire, in un paese a bassa cultura digitale come il nostro, ben vengano le forzature, gli Switch off. obblighi, lo switch off, ben vengano per spronare finalmente imprese, pubblica amministrazione ad andare verso il digitale. I benefici che ne derivano sono molto superiori rispetto ai problemi. Guarda quello che è accaduto 4 anni fa, quando la fatturazione elettronica era obbligatoria solo verso la pubblica amministrazione. Enormi benefici, problemi risolti. È morto qualcuno? Andrea, enormi benefici ci sarebbero se le imprese fossero portate a capire che con il digitale devono digitalizzare tutto il processo. Questa logica dello switch off, invece, letta come adempimento, cosa le porta a fare? Le porta semplicemente a fermarsi lì, magari poi stampano anche la fattura. Non è questo il modo. Tu pensa, ad esempio, noi oggi compriamo online i biglietti o andiamo al bancomat, mica perché c'è stato lo switch off. Perché ci sono applicazioni usabili, perché è più semplice, perché è più accattivante. Questo è il modo di diffondere la cultura del digitale. Mariano, se tu non ci vuoi andare la prima volta al bancomat, ti ci porto un po' a forza. Una volta che poi capisci la potenza e il beneficio del bancomat, ci vai da solo. Questo è quello che sta accadendo. Le imprese, anche se all'inizio le forziamo ad utilizzare il digitale un po' controvoglia, poi alla fine ne capiscono i benefici e quindi attivano un circolo virtuoso, sviluppano più competenze e allargano l'utilizzo del digitale ad altre cose. Come fai a non capirlo? Ma quindi scusami, secondo te bisogna fare lo switch off? Non è che... Switch off, switch off! È una leva politica Switch off. importante! Switch off, E no? allora Switch off! ti No faccio lo switch off. dai, pirla, c'ho paura.